Per la crisi idrica, pizzeria di Agrigento rischia di chiudere mentre l'acqua si perde per strada. Una brutta finestra per Agrigento 2025, anche se la crisi riguarda tutta la Sicilia, ma è Agrigento che fa notizia. A Fontanelle intanto si preparano ad inviare una lettera al Presidente della Repubblica. Al via da sabato i saldi in Sicilia. Cerimonia per i 165 anni dalla breccia di Comitini, presenti i ragazzi del centro SAI. Due morti per il mare agitato nel Messinese. Per lo sport, il Palermo punta sul portiere senegalese Gomis, classe 1993. Benvenuti su TVA Notizie. Apriamo un'ampia pagina dedicata alla crisi idrica che rischia di far chiudere un'attività commerciale ad Agrigento, una città al centro dell'attenzione anche della stampa nazionale, mentre l'acqua si perde per strada. Arturo Cantella. Qual è la situazione dell'acqua? Siamo qui a Pizza Stadio. Un locale che, come mi diceva poco fa, rischia di chiudere per mancanza di acqua. Sì, perché da 15 giorni quasi che non viene acqua e abbiamo avuto sempre dei problemi, da un mese a questa parte, problemi dell'acqua. E purtroppo se dopo 15 giorni ancora non viene l'acqua rischiamo di chiudere l'attività fino a che non viene l'acqua. E ancora non si sa quando viene. Purtroppo la situazione è un po' critica, sia per noi che per tutti i turisti che vengono qua, che trovano tutti i locali con i bagni chiusi e nessuno fa niente, né il prefetto, né il sindaco, né l'AICA, nessuno sta facendo niente e neanche gli autobot vengono a portare l'acqua. Siamo in una situazione critica, ora non lo so fino a che punto arriveremo. L'amministrazione le aveva promesso che oggi arrivava l'autobot, ma invece non è arrivata. Invece non è arrivata niente, fino a oggi non è arrivata niente. Ora speriamo che, se è vero che domani dovrebbe venire l'acqua, non lo so. Se lei questa sera va avanti perché un suo vicino le ha prestato un po' d'acqua. Sì, se no oggi rischiamo di chiudere. Ora sperando che domani viene l'acqua, se no non chiudiamo domani, chiudiamo dopodomani. La situazione è troppo critica. Ha chiamato l'AICA? Ha chiamato l'AICA, non risponde nessuno. Mi hanno dato il numero privato, ho chiamato il numero privato dell'AICA e mi hanno dato il numero di telefono di chiamare qualcuno, però quel qualcuno che ho chiamato mi hanno detto che non hanno acqua. È solo una presa in giro che fa l'AICA, ma acqua non ce n'è. Mi hanno detto noi non possiamo riempire l'acqua perché dice acqua non ce n'è. In un'attività importante come la sua, diciamo, ha bisogno di molta acqua e rischia di chiudere dopo tanto tempo che noi siamo sul settore della ristorazione. Pizza Stadio, come è conosciuta al campo sportivo e ora da Villaggio Mosè. Da quando non arriva acqua? Oggi come oggi è da 13 giorni che non arriva acqua, ma io non so come dei posti che arriva ogni settimana, due volte alla settimana, non so come questa situazione funziona. Che qua da noi da 15 giorni quasi non viene acqua e ci sono posti che l'acqua arriva due volte alla settimana. Le risulta questo? Sì, sì, molta gente mi dice, c'è gente che mi dice a me l'acqua viene due volte alla settimana. Non lo so come funziona questa cosa. Come dicevamo, una situazione assurda con l'acqua che si perde appunto per strada. Vediamo. Ormai per la carenza idrica e con l'acqua che, come abbiamo visto, si perde per strada, Agrigento ogni giorno occupa la cronaca nazionale. Una brutta finestra nella capitale della cultura, come scrive anche il giornale La Stampa, che parla di rete idrica colabrodo. Nel video il problema ovviamente riguarda non solo Agrigento, ma l'intera Sicilia.
Ed è appunto l'intera Sicilia che soffre la mancanza d'acqua, con una stagione turistica a rischio, ma i 92 milioni di euro per gli interventi fanno ben sperare. Arturo Cantella. La vocazione turistica della Sicilia è profondamente minacciata dalla crisi idrica, come testimoniano episodi raccontati da aziende aderenti a Conflavoro che operano principalmente nel settore agricolo, turistico e della ristorazione. Il vicepresidente nazionale e segretario regionale di Conflavoro Sicilia, Giuseppe Pullara, esprime soddisfazione per l'arrivo di 92 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture idriche prioritarie, ma invoca misure straordinarie. Si tratta, afferma Pullara, del primo stralcio di finanziamenti destinati ai 49 interventi per complessivi 1,6 miliardi inseriti nel piano idrico della regione siciliana, interamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e inglobato nel piano nazionale per la sicurezza del settore idrico. Nella nostra regione, afferma il vicepresidente nazionale e segretario regionale di Conflavoro Sicilia, Giuseppe Pullara, pesano le tante infrastrutture fatiscenti e le tante incompiute. Il piano della regione è finalizzato alla programmazione delle opere, all'approvvigionamento idrico primario, alla prevenzione della siccità, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture, anche per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di acqua, migliorando le reti di distribuzione. Uno dei modi per affrontare i periodi di crisi idrica è lo sfruttamento dell'acqua del mare grazie ai dissalatori e si spera, afferma Pullara, che nel minor tempo possibile la riattivazione degli impianti a Trapani, Gela e Porto Empedocle, tutti e tre dismessi tra il 2014 e il 2012. Per l'emergenza idrica in Sicilia servono misure straordinarie, conclude il vicepresidente nazionale di Conflavoro, tra questi l'erogazione di aiuti economici straordinari per compensare le perdite subite dalle aziende e l'attivazione di misure di sostegno per la gestione idrica. E come dicevamo nei titoli, questa sera alle 19 a Fontanelle, in via Barone Celsa, verrà allestito un tavolo informativo sull'emergenza idrica. L'iniziativa è del Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme, che ha pronta una lettera da inviare al Presidente della Repubblica. Chi vuole questa sera potrà apporre la propria firma. L'iniziativa del Comitato di Fontanelle è in sinergia con il Comitato Cittadino Vogliamo l'Acqua. E cambiamo argomento e parliamo di saldi. Da sabato e fino al 15 settembre il via ai saldi in Sicilia. Margherita Trupiano. Da sabato al via Grandi Affari in Sicilia con l'apertura ufficiale della stagione dei saldi 2024. Per ciò che riguarda la nostra regione, l'assessore alle attività produttive Tamaio ha stabilito che le vendite potranno cominciare dunque sabato 6 luglio e termineranno il 15 settembre, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno. Secondo le stime di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia potrebbe spendere una media di 202 euro, circa 92 a persona. A tutela dei consumatori e nella considerazione che gli stessi potrebbero incorrere in situazioni di acquisto non chiarissime, sono varie le iniziative promosse sull'intero territorio nazionale da Federmoda Italia, come saldi chiari e sicuri, saldi trasparenti, saldi tranquilli. Per acquisti fatti in sicurezza è bene ricordare che è obbligo dell'esercente indicare il prezzo normale di vendita, quello finale e lo sconto applicato. A 165 anni dalla breccia di Comitini, cerimonia nel piccolo comune dell'Agrigentino con la partecipazione dei ragazzi del centro SAI dell'associazione Cometa. Arturo Cantella. Si è svolto ieri il 165° anniversario della breccia di Comitini in piazza Umberto I, alla presenza delle autorità locali con l'alzabandiera, l'inno nazionale eseguito dalla banda musicale Bellini di Aragona, la commemorazione degli eventi del 3 luglio del 1859. Il sindaco Nigrelli ha dato il benvenuto ai presenti e la benedizione della bandiera italiana
di Comitini, città del tricolore, fatta a cura del cappellano militare Don Salvatore Falzone. Quindi la consegna delle targhe, il ricordo alle autorità e ai sindaci presenti e il riconoscimento al cittadino dell'anno andato a Donato Gargano. La cerimonia ha visto anche la partecipazione dei ragazzi del SIA di Comitini, gestito dall'associazione Comete ETS, che hanno letto brani della loro vita vissuta, raccontando le loro esperienze per arrivare nella nostra terra dopo lunghe traversate. Un momento di grande commozione. L'iniziativa è inserita nell'ambito delle manifestazioni per la giornata del rifugiato organizzate dalla stessa associazione. Quindi il taglio della torta tricolore con i sindaci presenti. 165esimo anniversario alla Breccia di Comitini, per ricordare quel gruppo di comitinesi antiborbonici che quel giorno issarono il tricolore per primi in provincia di Agrigento. Grazie a quell'evento facilitò l'arrivo dei mille in Sicilia. La festa è stata anche caratterizzata con momenti solenni, anche con il racconto molto toccante dei ragazzi del centro che Comitini ospita. Sì, abbiamo voluto dare spazio anche a loro. Per noi l'accoglienza è importante e quindi in ogni manifestazione li teniamo al centro della scena. I ragazzi sono ben integrati nel tessuto sociale di Comitini? I ragazzi si sono ben integrati, tanti di loro si affittano, uscendo dal progetto, si affittano le case a Comitini, lavorano in zona e quindi sì, si sono integrati bene. Da tanti anni che questo progetto continua a Comitini, ecco, pensate di continuarlo ancora, magari con altre iniziative particolari? Sì, è da tanti anni che questo progetto esiste a Comitini, lo vogliamo continuare perché siamo favorevoli all'accoglienza, quindi continueremo con questo progetto. Allora, Quarinto, oggi Cometa. Il centro accoglienza di Comitini è particolarmente radicato e diffuso qui a Comitini da diversi anni. Lei è il dirigente che ne cura, diciamo, tutto l'iter. Sì, sono il responsabile del settore servizi sociali del Comune di Comitini, ma sono anche il referente per il progetto SAI Comitini, un progetto che nasce da lontano nel 2013, che si è continuato, è continuato nel tempo, si è cresciuto ed è cresciuto in maniera importante, radicandosi, come diceva lei bene, nel territorio in maniera proprio decisiva, nel senso che gli ospiti del progetto che di volta in volta sono stati in Comitini hanno saputo integrarsi bene con la comunità e devo dire anche i comitinesi hanno saputo fare squadra, non solo con l'associazione, prima l'associazione culturale Quarinto, oggi l'associazione culturale Cometa, che si è aggiudicata l'ultimo triennio a seguito di opportuna gara. Dicevo, i comitinesi hanno saputo integrarsi bene e far integrare bene gli extracomunitari. Alcuni di loro, dopo il percorso che è durato 2 anni, usciti dal progetto, si sono inseriti nel territorio in maniera importante, hanno preso casa, lavorano nelle aziende di Comitini e dei comuni limitrofi, per cui diciamo che il progetto SAI di Comitini ha saputo ben rappresentare lo spirito che voleva proprio portare avanti chi aveva pensato i progetti SPRAR prima, SIPROIMI dopo e SAI oggi. Addirittura hanno fatto delle testimonianze particolarmente toccanti di ciò che è stata la loro vita, la loro fuga verso la nostra terra. Beh, devo dire che nel momento in cui mi ritrovo a firmare il contratto di accoglienza con i soggetti beneficiari dei progetti SAI, nel momento in cui arrivano a Comitini e mi approccio con queste persone, trovo delle persone molto provate per il vissuto che hanno avuto soprattutto negli ultimi mesi, prima di approdare nelle coste di Lampedusa o di Porto Empedocle. E persone che hanno vissuto importanti, che hanno lasciato la famiglia, che hanno spesso subito violenze di qualsiasi genere e che da un punto di vista psicologico e sociale vivono delle deficitarietà importanti. Ma la squadra degli operatori e l'equipe di operatori dell'Associazione Quarinto Prima e dell'Associazione Cometa Oggi, devo dire, è un'equipe che sa lavorare bene, che sa fare bene il proprio lavoro e riescono a fare interventi mirati ove necessario, a tal punto che riescono a far riemergere l'importante personalità
dei beneficiari del progetto, permettendo loro di reinserirsi nella nostra società in maniera pregnante, divenendo, come nel caso di tantissimi che oggi abitano a Comitini, cittadini comitinesi a pieno titolo, partecipando, come è successo oggi, all'attività sociale, all'attività culturale e spesso anche a quelle religiose, seppur da laici o con una religione diversa. Questo è un aspetto importante che noi abbiamo vissuto e viviamo a Comitini e che portiamo a testimonianza proprio della ben riuscita del progetto. I ragazzi del SAI di Comitini presenti a questo 165esimo anniversario di Comitini con una grande festa hanno recitato anche dei racconti della loro storia, una storia toccante e particolarmente apprezzata dal pubblico. E noi anche quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di partecipare. Comitini è un paese di accoglienza. Da 11 anni il nostro progetto SAI stabilmente opera qui nel contesto territoriale di Comitini, una comunità meravigliosa, un'amministrazione che tiene moltissimo al nostro progetto. I nostri ragazzi sono accolti e il processo di integrazione in questo piccolo paese si realizza quotidianamente. Oggi, come tantissime altre manifestazioni, i nostri ragazzi con la cittadinanza sono protagonisti attivi di tutto quello che Comitini organizza. Ricordiamo anche i tornei di calcio che sono stati fatti ad Agrigento, a San Leone e a Santa Elisabetta, un momento anche per ricordare la festa del rifugiato. Meravigliosi momenti di condivisione che hanno coinvolto tutta la popolazione dei paesi che ci accolgono e ci ospitano da diverso tempo. Sono momenti importanti per i nostri beneficiari e soprattutto anche per la cittadinanza che ci vede ogni giorno presente nelle vie e nelle piazze dei paesi. Com'è l'integrazione a Comitini? L'integrazione a Comitini è veramente meravigliosa. Ci sono le difficoltà naturalmente, come in tutti i processi di adattamento. L'amministrazione è presente, il sindaco, il nostro referente, il dottore Parello, ci stanno vicini, ci accompagnano quotidianamente per le attività quotidiane del progetto e anche per le cose extra che ci piace realizzare. Allora, leggeranno delle poesie, un brano appunto dal titolo Il viaggio di Amir, tratto da una storia vera. Il viaggio di Amir. Amir si viaggi. Era la voce della mamma. Capitavano dei giorni in cui mi svegliava di notte per via dei continui scoppi e bombardamenti a cui ormai ora ero abituato, ma ora era diversa, sembrava quasi allegre. Mi lancio con fare frettoloso una borsa e mi disse di mettersi dentro tutte le mie cose che riuscissi a raccogliere. Gli altri ragazzi del tendone mi guardavano come se fosse un extraterrestre. Erano tutti dentro i loro letti. Io invece ero sveglio. Domenica 7 luglio al Borgo Callea di Cammarata, in occasione della festa in onore dell'Immacolata, si terrà la sagra della Guastedda a Facci di Vecchia, giunta alla seconda edizione. La Guastedda per Cammarata rappresenta un patrimonio gastronomico da tutelare e la sagra vuole essere l'occasione per gustare la prelibatezza, come sottolinea il sindaco Giuseppe Manciapane. Sono giunti a Trieste, assieme all'arcivescovo Alessandro Damiano, i delegati di Agrigento alla 50ª settimana sociale dei cattolici, che ha per tema Al cuore della democrazia, partecipazione tra storia e futuro. Fanno parte della delegazione agrigentina, oltre a Monsignor Damiano, Don Mario Sorce, Gaetano Lauricella, Maria Rosa di Lucia e Don Carmelo Petrone.
Veniamo alla cronaca. Il mare agitato ha fatto altre vittime in Sicilia. 2 i morti a Milazzo. Il servizio da Messina. Un'altra vittima di annegamento nel mare di Milazzo, in provincia di Messina. Dopo il decesso della donna di 64 anni, avvenuto sulla riviera di Ponente, ritrovata ieri, nel pomeriggio dello stesso giorno, il corpo senza vita di un uomo di 47 anni è stato recuperato in zona San Papino. A rinvenire il cadavere sarebbero stati alcuni bagnanti che hanno subito lanciato l'allarme. Il corpo è stato trascinato sulla spiaggia, ma purtroppo il cuore del 47enne aveva già cessato di battere. Inutile è stato l'intervento del 118. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Milazzo. Una nuova tragedia che arriva a poche ore di distanza dal rinvenimento del corpo senza vita di una donna, in mattinata sempre nella città del Capo, nella zona di Ponente. Anche in questo caso sarebbero stati dei bagnanti ad avvistare il cadavere e lanciare l'allarme. La capitaneria di porto e i sanitari sono prontamente intervenuti per recuperare la vittima e tentare di rianimarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, nonostante le condizioni del mare agitate, avrebbe deciso di fare un bagno, ma probabilmente a causa di un malore non è più riuscita a raggiungere la riva. Anche in questo caso le autorità stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del tragico evento. Celebrati a Palazzolo Acreide i funerali del bambino morto in un pozzo. Folla e commozione a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, dove si sono tenuti i funerali di Vincenzo Lantieri, il bimbo di 10 anni, morto nei giorni scorsi dopo essere caduto in un pozzo artesiano durante un campo scuola in contrada Falabbia. Sulla bara bianca, fiori bianchi e la foto di Vincenzo sorridente, un sorriso che si è spento troppo presto. In prima fila nella Basilica di San Sebastiano, la famiglia del piccolo, presenti anche decine di bambini che vestiti di bianco insieme ai genitori hanno dato un ultimo saluto al piccolo. A celebrare le esequie l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, che ha detto: chi ha vicino Dio come lui adesso non può morire. La mamma del piccolo, intervenuta alla fine della celebrazione, ha ringraziato tutti per la vicinanza alla famiglia, ma ha anche chiesto giustizia per capire eventuali responsabilità legate al fatale incidente che le ha strappato via il figlio. A prendere la parola anche la sorella maggiore: si dice che un giorno ci rincontreremo per non lasciarci più. Non accetterò mai l'idea che non ci sei più. Potrò solo provare ad abituarmi alla tua assenza. Al termine della celebrazione, il feretro del bimbo ha raggiunto il cimitero cittadino, dove questa mattina è avvenuta la sepoltura mentre tutto il paese si è fermato. L'autopsia intanto ha confermato che il bambino è morto per annegamento dopo essere caduto nel pozzo profondo circa 15 metri e coperto per metà da acqua. Sono al momento 9 le persone indagate per omicidio colposo, tra cui il proprietario del terreno in cui si trova il pozzo e l'educatrice 54enne che ha provato a salvare il bimbo lanciandosi lei stessa nella cavità. Prestigiosa nomina per Emanuele Farrugia a presidente del Comitato Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il servizio di Arturo Cantella. Il distretto 108 YB Sicilia del Lions International Club annuncia la nomina di Emanuele Farrugia a presidente del Comitato Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 per l'anno lionistico 24-25. La nomina è stata conferita dal governatore del distretto Mario Palmiciano. Il governatore Palmiciano ha espresso la sua soddisfazione per la nomina di Emanuele Farrugia, dichiarando: è con grande piacere che comunico la nomina di Emanuele Farrugia a presidente del Comitato Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, in virtù delle sue qualità personali, del suo impegno verso i valori della nostra associazione. Sono certo che ricoprirà questo ruolo con dedizione e competenza. Il Lions Club si fonda su principi di servizio, solidarietà e amicizia. Nel suo nuovo ruolo, l'agrigentino Emanuele Farrugia avrà il compito di coordinare le attività del Comitato, promuovere l'importanza del lavoro di squadra e incarnare il motto dell'associazione: rispetto, armonia e sorriso. Il governatore Palmiciano ha concluso il suo messaggio con un augurio speciale: sono certo che con il contributo di Emanuele Farrugia l'associazione Lions continuerà a crescere e a servire la comunità con rinnovato vigore. Gli auguro pertanto un anno lionistico ricco di soddisfazione e di successi.
Prima l'inchiesta di Fanpage, poi la risposta della presidente Giorgia Meloni sui giovani Fratelli d'Italia. Via chi vuole farci tornare indietro, dice la Meloni. Ascoltiamo l'intervista al segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Adriano Barba. Arturo Cantella. Adriano Barba, segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Ecco, un commento su questa lettera che Giorgia Meloni ha scritto ai propri adepti, affermando determinati principi, determinate regole per andare avanti. Il passato è passato, diceva la Meloni, bisogna pensare al futuro. Ecco, un suo commento come responsabile del partito ad Agrigento. Diciamo che Giorgio Meloni ha ribadito un concetto che in realtà per l'ennesima volta portiamo avanti, cioè quello che Fratelli d'Italia rappresenta una destra moderna, una destra giovane, all'interno della quale non c'è spazio, non può trovare cittadinanza chi manifesta chiaramente atteggiamenti antisemiti, razziali o per i nostalgici del ventennio fascista. Una storia con la quale noi abbiamo già fatto i conti nel 2019 con la risoluzione europea, con la quale abbiamo condannato fermamente come gruppo politico all'interno dell'Unione Europea tutti i totalitarismi del Novecento, a cominciare da quello fascista, nazista e comunista. Noi col passato abbiamo fatto i conti, stiamo scrivendo una nuova storia, una storia che guarda avanti, una storia moderna, una destra moderna. Il problema è che tutte le volte che Fratelli d'Italia continua a crescere, come è avvenuto nel corso delle ultime europee, qualcuno tira fuori lo spauracchio della paura del regime fascista, che è chiaramente uno spauracchio al quale non crede più nessuno e secondo me non ci crede più nemmeno chi lo racconta, le sinistre che lo raccontano. È una storia già vista, quello che sta avvenendo anche in Francia con le elezioni francesi. Marine Le Pen viene accusata di essere fascista, in realtà sono spauracchi e temi che tirano fuori, non avendo probabilmente altri contenuti sul tema del confronto della dialettica politica, dei temi che veramente riguardano i cittadini, e quindi scendono a questi livelli anche in Francia, così come è avvenuto in Italia, tirano fuori questo spauracchio. Noi guardiamo avanti, guardiamo oltre, siamo sereni rispetto a questi temi, perché come dice bene Giorgio Meloni, con questi temi noi abbiamo già chiuso da tempo con il passato e stiamo guardando al futuro. Siamo una destra alternativa, una destra moderna, e su questo vorremmo continuare appunto. La lettera della Meloni scaturisce però da un video di Fanpage dove alcuni componenti di Gioventù Nazionale inneggiavano proprio con cori al passato. È chiaro che anche lì, se qualcuno dei nostri ha sbagliato, va isolato e allontanato. Nel movimento giovanile non c'è spazio, così come nel partito, ripeto, per chi manifesta questi atteggiamenti o questi sentimenti. Vadano fuori dal partito. Noi siamo, quello che stiamo facendo è quello di spiegare a tutti che questo tipo di atteggiamento da noi non trova cittadinanza. Qualche giovane si è sbagliato, in 9 mesi di infiltraggio giornalistico viene racchiuso in 10 minuti, e se qualcuno in quei 10 minuti ha fatto delle cose che non andavano dette, non andavano fatte, va isolato. Detto questo, poi è chiaro che è un movimento giovanile che ha sempre manifestato in maniera seria, leale e trasparente nei confronti dell'opinione pubblica, un movimento giovanile che ha difeso i temi dell'università e degli studenti, che ci ha sempre messo la faccia pacificamente, non ha mai manifestato contro le forze dell'ordine, non ha mai creato bussolamenti, insomma non ha mai creato disturbi né messo allarme di ordine pubblico nelle loro manifestazioni. È un movimento giovanile bello, giovane, che come tale va a fare manifestazioni pacifiche in giro per l'Italia con il volantinaggio, con i gazebo, e quindi come tale non può essere certamente diciamo ridotto a un movimento sovversivo. Ragazzi di Gioventù Nazionale, alzatevi in piedi, siete stupendi! Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria. Linea alla regia. Domani alle 10 al Santuario di San Calogero, conferenza stampa per la presentazione del programma con le novità riguardanti il festino in onore del compatrono di Agrigento. L'11 luglio invece si terrà un incontro presso l'Officina delle Tradizioni Popolari in piazzetta San Calogero, dedicato al festino di Girgenti.
Nel corso dell'incontro, tra l'altro, verrà distribuito il pane di San Calogero. Oltre 1700 tonnellate di rifiuti indifferenziati da trattare ogni giorno, più di 2000 ecoballe accumulate all'interno dell'impianto della Sicula Trasporti di Lentini. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha emesso la terza ordinanza per contrastare l'emergenza. Cosa accadrà adesso? Prima l'autorizzazione all'accumulo di rifiuti all'interno dei capannoni e nel piazzale della Sicula Trasporti, poi l'esaurimento nel giro di pochi giorni di ogni centimetro disponibile per le ecoballe, che adesso sono più di 2000 in attesa di conferimento. Con la terza ordinanza il presidente continua la corsa contro il tempo per fermare l'emergenza rifiuti, che investe più del 50% dei comuni siciliani, 200 su 390 complessivi. Le discariche siciliane non possono abbancare rifiuti indifferenziati sottoposti al trattamento della Sicula. Ogni giorno vengono conferite nell'impianto di Lentini 1700 tonnellate di scarti, che si trasformano in circa 500 ecoballe. Le 2000 accumulate sono solo una minima parte del conferimento, poiché costantemente i sovvalli vengono consegnati all'esterno. La società Catanzaro Costruzioni, che gestisce la discarica di Siculiana, sta eseguendo l'analisi degli scarti lavorati dalla Sicula per verificare se può accoglierli all'interno del proprio impianto. La procedura di omologa varrà anche per altri impianti siciliani, come quello di Caltanissetta. I primi conferimenti da Catania a Siculiana non potranno essere fatti, nella migliore delle ipotesi, prima del 18 luglio prossimo, ma le proiezioni, così si legge nell'ordinanza firmata dal presidente Schifani relative ai conferimenti previsti per i prossimi 5 giorni, stimano il ricevimento medio di 1700 tonne al giorno. Il gestore comunica che dette quantità sono state accettate per andare incontro alle esigenze pressanti dei comuni. In pratica la quantità di rifiuti lavorati è pari al doppio del normale. Proprio per questo la Sicula ha annunciato la nuova chiusura dell'impianto e il presidente della regione ha emesso la terza ordinanza. Il 25 giugno il Dipartimento regionale dell'ambiente ha disposto la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il trattamento dei rifiuti effettuato dalla Sicula. Il 17 luglio, data da segnare, ci sarà invece la conferenza dei servizi per il rinnovo dell'AIA dell'impianto. Ma resta il nodo principale da affrontare. Occorre verificare se il trattamento dei rifiuti effettuato dalla Sicula consente agli scarti di mutare la natura e la composizione. L'ARPA si è pronunciata positivamente in questo senso, attestando il cambiamento del potere calorifero e l'abbattimento della presenza di organico. Su queste basi Schifani ha disposto che la Sicula possa continuare a conferire gli scarti trattati nei termovalorizzatori. Il presidente ha anche ordinato, ai fini del più celere rientro in ordinario, che i tempi del procedimento pendente dinanzi al competente Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti sono dimezzati. Ringraziamo il presidente Schifani, dice Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia, che si è assunto una responsabilità evitando il caos definitivo nei comuni. Ma ogni 3 giorni c'è una crisi del sistema rifiuti e bisogna puntare su una riorganizzazione del sistema di smaltimento. Amenta non si ritiene sereno perché la terza ordinanza ha una validità comunque temporanea. Copre il tempo necessario per certificare il rifiuto, fare l'omologa nelle discariche siciliane e trasferirlo poi all'estero. Rispetto al passato, ARPA e Città Metropolitana hanno dato il parere favorevole, ma siamo comunque in bilico per quello che accadrà nel futuro ed è necessario un cambio di passo, conclude, e di non andare avanti a tentoni. Siamo allo sport. Per la difesa, il Palermo punta su un portiere che abbia l'esperienza giusta e conosce la Serie B. Vediamo.
Il primo tassello arriva per la porta. Il Palermo sta per ufficializzare il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Alfred Gomis, portiere classe 93 di proprietà del Rennes. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l'estremo difensore che affiancherà Sebastiano Desplanches ha già svolto le visite mediche di rito e si trasferirà in rosanero a titolo definitivo, firmando un contratto biennale con ulteriore opzione. Gomis aveva ancora un anno di contratto con il Rennes, per questo motivo il Palermo verserà dei bonus al club francese come indennizzo. Per il classe 93 si tratta di un ritorno in Italia, avendo già indossato fra le altre le maglie di Torino, Spal, Crotone e Bologna. Con l'arrivo del nuovo portiere, il Palermo punta a rafforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione e confermerebbe nel contempo la decisione di non puntare più su Pigliocelli. E intanto i rosa hanno ufficialmente inaugurato la nuova stagione con il raduno a Coccaglio in provincia di Brescia. Il ritiro estivo si terrà poi a Livigno in Valtellina dal 7 al 20 luglio. Fra i presenti al raduno anche Saric e Damiani, rientrati dai rispettivi prestiti. Prima del trasferimento a Livigno l'organico svolgerà dei test. In Valtellina allenamenti fino al 20 luglio, poi la seconda fase del ritiro con la partenza per Manchester. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.